Ciao ragazzuoli e bentornati sul mio canale. Oggi un bellissimo effetto con le carte. Scusate se vi faccio solamente il tutorial, ma purtroppo per questo effetto ci vorrebbe uno spettatore che purtroppo non ho, quindi vi posso proporre solamente il tutorial. L'effetto consiste nell'utilizzare 8 carte e far guardare, ragazzi, attenzione, non selezionare fisicamente una carta, solamente guardare una carta, e noi in un modo davvero molto molto bello saremo in grado di indovinare la carta guardata dallo spettatore. Vediamo subito il tutorial. Eccoci al tutorial. Per questo effetto, vi dicevo, bisogna utilizzare 8 carte. In questo caso, ragazzi, ho utilizzato 4 K e le 4 donne. Allora, il primo passaggio per poter realizzare questo effetto è quello di alternare i colori delle carte. Nel senso, mettiamo prima i 4 re, dopodiché le 4 donne, alternando i colori in questo modo: K di fiori, K di cuori, K di picche, K di quadri. Dopodiché mettiamo nello stesso ordine le donne, quindi donna di fiori, donna di cuori, donna di picche, donna di quadri. Questa è la preparazione per le 8 carte. Adesso vediamo la performance. Allora ragazzi, eccoci alla performance. Una volta preparato il nostro mazzetto di carte, si chiede allo spettatore di guardare una carta e ricordarla. Mettiamo il caso, guardi la donna di cuori, ok? Perfetto, a questo punto si chiudono le carte. Adesso ragazzi vi spiego un attimino il meccanismo di questo gioco. Sembrerà un po' difficile all'inizio, ma poi durante il tutorial vedrete che sarà tutto molto più semplice. Dobbiamo fare lo stesso passaggio per 3 volte. Al primo passaggio, ragazzi, il mazzetto contenente la carta dello spettatore dovrà essere posizionato sopra rispetto all'altro mazzetto, mentre al secondo passaggio il mazzetto contenente la carta dello spettatore dovrà essere posizionato questa volta sotto all'altro mazzetto, mentre al terzo passaggio ed ultimo il mazzetto contenente la carta dello spettatore dovrà essere posizionato sopra, ok? Quindi ricordatevi questi 3 semplici passaggi: sopra, sotto, sopra, ovviamente il mazzetto contenente la carta dello spettatore. Perfetto. Allora, una volta che lo spettatore ha guardato la carta, dobbiamo fare questo passaggio, davvero molto molto semplice. Dobbiamo prendere la prima carta e spostarla indietro, vedete? Mentre la seconda in avanti, in questo modo. Così con tutte le carte, quindi indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti. Davvero molto molto semplice, ve lo faccio rivedere. Quindi indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti. Perfetto. Adesso ragazzi, prendiamo le carte che abbiamo portato in avanti e diciamo allo spettatore se la sua carta si trova in questo mazzetto. Ovviamente ci dirà di no perché è la donna di cuori, quindi automaticamente la sua carta si trova in questo mazzetto, quello che ho in mano, ok? Quindi vi ricordate i passaggi? Questo mazzetto, il mazzetto contenente la carta dello spettatore, va posizionato sopra rispetto a quest'altro mazzetto. Quindi giriamo questo mazzetto e questo lo mettiamo sopra. Adesso lo facciamo per la seconda volta, quindi indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti. Prendiamo le carte in avanti, a questo punto le apriamo e diciamo ok, si trova qui la tua carta. Ovviamente ci dirà di sì, la donna di cuori, quindi questa volta va posizionato questo mazzetto sotto a questo mazzetto, ok? Quindi chiudiamo e lo mettiamo sotto. Adesso lo facciamo per l'ultima volta, quindi indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti. Prendiamo il mazzetto in avanti, apriamo e diciamo si trova qui, ovviamente ci dirà di no, quindi si trova qui, questa volta sopra, ok? A quest'altro mazzetto, vi ricordate? Sopra, sotto, sopra. Perfetto, davvero molto molto semplice. A questo punto ragazzi dividiamo il mazzetto in 2 mazzetti, una carta a sinistra, una a destra, e così via, quindi formando 2 mazzetti. Adesso ragazzi prendete questo mazzetto, quello che si trova alla mia destra, ok? Prendiamo questo mazzetto e diciamo allo spettatore che la prima carta di questo mazzetto ci dirà il valore della sua carta, l'identità della sua carta, quindi è una donna, ok? Adesso ragazzi dividiamo ancora i mazzetti, il mazzetto in 2 mazzetti, quindi sinistra, destra, sinistra, destra. Prendete sempre questo mazzetto, ragazzi, e a questo punto diremo allo spettatore la prima carta ci dirà se è una carta rossa o una carta nera.
ovviamente una carta rossa. Perfetto. A questo punto, ragazzi, basta prendere la prima carta, spostarla verso destra e diremo allo spettatore che questa carta ci dirà il seme, se è di cuori o di quadri. A questo punto è di cuori. E ovviamente la carta, automaticamente, ragazzi, la carta guardata da lui sarà la donna di cuori. Beh, ragazzi, davvero molto molto semplice. Se non riuscite a capirlo subito, riguardate il video, vedrete che dopo un paio di volte riuscite tranquillamente a farlo questo effetto. Quindi davvero molto semplice, alla portata di tutti. Spero che il video vi piaccia. Se sì, lasciate un like, condividete, commentate e noi ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!